Buonasera e benvenuti in questo terzo episodio di Marvel's Guardiani della Galassia. Che ci crediate o no, è passato tipo tantissimo tempo dai primi due Secondo episodi, voi quindi non mi che ricordo aspetto nemmeno avrà questo a momenti i mostro? comandi. Ok, fatemeli provare un Quante attimo. gambe? Tipo più di quattro? Ok, Un essere sì. maestoso? Che aspetto è maestoso? Lo vedremo. Bene, loro già iniziano a parlare. Stavamo facendo la gara contro Rocket e lui alla fine aveva imbrogliato assegnandosi tipo 5 punti per aver battuto un mostro che in realtà abbiamo battuto noi. Però va bene comunque. Diamo sempre un'occhiata per collezionabili vari. Allora, come si faceva ad attivare la vista dell'aquila? Ok, Nave mineraria è laggiù. Io sono Groot. Certo che è stabile. Per quanto possa esserlo il relitto di una nave dei Chitauri. Questo perché la chiami roba collosa. È nanoresina. Capito? È nanoresina. Non ci sono altre strade. È una linea dritta. Sta tranquillo. Allora, qua si bisogna fare così, ok. Ma io voglio attivare la vista dell'aquila. Come cacchio si Dai, faceva? su. Dobbiamo attraversare. Rocket non ti metterebbe mai in pericolo, no? Io sono Groot. Esatto, io penso sempre a te, bello. Io sono Groot. È solo instabile, come tutto il resto d'altronde. Non farti saltare la fotosintesi. Voglio attivare la vista dell'aquila, dannati voi. Qual era il comando? Aspettate, vado a vedere un secondo. Impostazioni, controller, comandi. Allora, modalità guardiani LB. No, non è quella però. Abilità di Peter LS. Ok, LS era. Questo. Quanto è brutto questo Eccolo qui. coso? Sì, dall'altra Sento che stai parte in realtà. usando il visore. Vedi di non barare, Will. Come fai a sentirlo? È bellissimo che Rocket lo sappia comunque quando lo usa. Vai, andiamo. Sì, la resina regge una stupida corazzata. Fidati, è perfettamente sicuro. Vedi? Te lo dimostro. Guarda. Rocket? Ok, io ho anche attivato tipo ray tracing a bestia. Ho disattivato il motion blur. Cioè, ho proprio detto ok, sforza la mia scheda grafica al massimo. Vediamo cosa accade, eh. Fortissimo Groot. Eccezionale. Niente. Groot. A Groot non gliene frega proprio un cazzo. Ci sei Fortissimo Groot. salvo! Stupido ciotto di legno ammuffito! A momenti morivi per salvarmi! Anch'io ti voglio bene, brutto torsolo altruista. Guardate che brutto effetto però sui Andiamo contorni qui, dei ci personaggi aspetta qui. la nave mineraria, non facciamo tardi. Su Quill in particolare. Boh, solo in quella Tutto scena qua, però, non strano. andiamo a cercarlo. Dice che sta bene. Ci vediamo dopo. Squadra Rocket, tutto ok? Ho perso il segnale di Groot. Razzo! Si sarà rotta la radio nella caduta. Cos'è successo al fuscello? Rocket ha sbilanciato un relitto e abbiamo perso Groot. Cosa? Sta bene? Non ho fatto niente. È caduto da solo, ma sta bene. Squadra Rocket, chiudo. Cosa ti viene in mente di dire alla squadra verde che è stata colpa mia? La verità, E Rocket. poi Groot sta bene. Niente di cui preoccuparsi. Un incidente, Rocket? E dai! Sapevo che qui ci sarebbe stato qualcosa. Coltello! È colpa tua! Se No, non merda, avessi del fatto il Rocket. buffone sulla nave. No, no! Ha parlato il genio! Ma che ne sai tu? Quelle non mi sembravano scuse. Nah! Quel, stai scansionando cose. Pensa di trascinare tutta questa roba a mano, o a nave, tecnicamente. Cavolo! Se quel bruciatore si accendesse, finiremmo tutti arrosto! Speriamo di no. Ti serve un modo per passarci attraverso. La nave mineraria è dall'altra parte, quindi dobbiamo superarla. Cerca di non saltare in giro stavolta. Non c'è Groot a prenderti al volo se poi. Will, o chiudi la bocca o mi aiuti a muovere queste pale. Enorme componente a combustione per voli interstellari. Stazionare nella vicinanza di questo La macchinario è molto prossima volta pericoloso. vorrei Va non bene. essere nella squadra verde. Idem. Tutte le
le missioni per 5 che conosco sono rapine. Basta rapine. Qui c'è un tunnel d'accesso per droni. Vai Rocket, vai. Vuoi infilarti là dentro? Lo sapevo. Rocket, glielo chiedete proprio Rocket, scazzato, tra l'altro, Rocket, giustamente. Infilati nel buco misterioso. Vedi niente? Sì. Dei comandi manuali. C'è stato un intoppo, squadra Rocket. Un punto di installazione era coperto di resina. Andiamo a cercarne un altro. Assicuratevi che il nuovo punto sia possibile a quello di prima. E angoli. Ecco fatto. Recupero un po' di punti perlomeno. Un sacco di scafi di navi Chitauri. No! Sono come le blatte. Non ce n'è mai solo uno. È calzante dunque che muoiano come insetti. Quello cos'è? Perché non va giù? Stai cercando bersagli? Ah, è... quello interessante. È un collezionabile che ci siamo mancati. C'erano un collezionabile dei materiali, però credo. Cos'è che più è piccolo più fa rumore? Bene, un'altra turbina. Sì, è così che li costruiscono di solito. Tramete! Forza, usciamo da qui. Ok, ce ne sono altri? Insieme siamo un gran dinamico duo, Rocket. Ah, calmati i bollori, Starborn. Incredibile, Starborn. Ti ho riparato quell'affare e tu lo usi per cercare di fregare. È paranoico. Qual è la nave mineraria tra tutti questi relitti? Guardati intorno, non puoi non notarla. Grosso cilindro di metallo. Siamo sulla strada giusta, la nave mineraria si avvicina. Pensi che Groot sia già arrivato? Forse, spero che non si sia fatto distrarre. Pensavo di comprare... Merda! Non sono stato io stavolta, giuro! Non mi piace per niente! I pantaloni sono nuovi! Ma perché lui spara? Ma cosa sta sparando? Ma che brutto figlio di... Ti ho detto che li ho visti. Che tempismo! Come avete fatto? Piacere di vedervi, ma vi consiglio di attraversare la nave più in fretta che potete. Pare che ci sia un sacco di movimento. Già, la situazione è sempre più violenta. Tenetela ferma ancora un po'. Tra poco non sarà più possibile. La posizione è indifendibile. Drax, dice di muove. Arrivano. Attenti. Cosa? Tenetevi. Sono morto? Sì. Non ho capito quello che è successo, sinceramente. A parte che come si faceva a scattare in questo gioco? Ho provato a scattare in qualche modo, ma... cioè con B... Io non posso saltare. La posizione è indifendibile. Drax dice di muoversi. Arrivano! Attenti! Cosa? Tenetevi! Ma non devo andare lì, scusatemi. Boh. Poi comunque l'ho reinstallato sull'SSD, quindi i caricamenti per fortuna sono un po' più veloci. Non posso andare magari sul lato? No. Muri invisibili. La posizione è indifendibile. Drax dice di muoversi, Peter. Vediamo se sto fermo qui cosa dice. Ho visto. Non è la tua vista che mi è. Ho visto, ho detto. Ora o mai più, Peter. Ok. Dai, Quill. Non voglio dover ripulire i tuoi ran... Arrivano! Attenti! Cosa? Prendemi! Ah, fatto finalmente. Ok, devo solo saltare in maniera un po' diversa. Ci vedi al buio. Sento un pannello. Sì, e anche dei cavi. Bravo, senti un pannello, Rocket. Quanto
Quanto ci vorrà ancora? Forza, razzo di giunto tensore! Devo solo muovere il... Ok, vi ho inviato il supporto vitale. Come siamo messi lì fuori? Madre di tutte le bombole... Ups. Ho sparato per primo. Ma è una gemma dell'infinito quella? La gemma dell'anima? Sì, sì, è o della mente? Forse delle pulizie. Oh, non lo so. Effettivamente qui avrebbe potuto benissimo dire io sono Groot. Stai bene. Cioè, avrebbe voluto intenderlo magari. Ma quella è davvero una gemma dell'infinito? Scusa se ho sparato. Sì. Pensavo che fossi quel mostro orrendo che abbiamo... Visto! Abbiamo visto robot pulitori, per sbaglio, da lontano. Io sono Groot. Siamo una favola. È fuggito appena ci ha visti, vero Quill? Rocket, non sono sicuro che quello sciame fosse innocuo. Mi sento in colpa ad averlo liberato. Io sono Groot. Quill ha sparato a un nido gigantesco, si sono staccati dei pezzi e ne è uscita questa grossa creatura fluttuante. Tutto collezionabile. Occhi aperti, in caso ci fosse roba utilizzabile. Se non avete tasche, improvvisate. Bravo! Potessimo farci crescere anche noi le tasche. E dai, ho trovato un po' di roba qui sopra. Là dietro ce n'è altra. Anche voi avete una strana sensazione. Magari ci sono i fantasmi. Hai detto fantasmi? Sai, spettri. No, ti prego, qui. Non sarai uno di quelli. Eccoci. Le coordinate dell'incontro sono di là. Ma dobbiamo superare prima i detriti. Cerco un passaggio laterale. Ok, qua non si passa, si va per forza qui. Scommetto che ha fatto tipo tutto Groot, per cui non ha spinto niente. Questo è un vecchio banco da lavoro modello T. Non li fanno più così solidi questi aggeggi. Ehi, Quill, vediamo se questa bellezza funziona ancora. Potrei ripararci la tua roba. Passami quel pezzo. Con l'aiuto di Rocket usa il banco da lavoro per costruire gli accessori. Disponibili vengono mostrati all'attivazione. Per costruire un accessorio sono richiesti componenti ci specifici. Qui, ok. Problema. È solo un'uscita. E questo dovrebbe rassicurarmi. È componente sufficiente per costruire questo accessorio. Ricarica rapida, ok. Azzera il tempo di raffreddamento delle pistole mentali. Utile? Elementali, volevo dire.
A tempo di record. Ottimo, ottimo. Posso prendere anche questo volendo. Attrae bottino dai nemici fino a 15 metri di distanza. Questo è utile. Carica di adrenalina, cadenza di fuoco raddoppiata da, con salute inferiore al 25%. Ok. Scansione dei nemici in combattimento con il visore. Apprendiamo queste qua di utility, diciamo. Ecco fatto. 1 e 2. E voilà. Ecco fatto. Ora il visore può scansionare i nemici durante il combattimento. Scansionando un nemico ottieni indizi utili per sconfiggerlo. Il tempo rallenta durante la scansione di un nemico. Ok. Già, possiamo passare di là se distruggiamo questa roba. Testardo questo ammasso di schifo. Prova la ricarica rapida che ti ho installato e continua a colpirlo. Oh sì! Ok, perfetto. Utile. Grazie per il potenziamento. Vabbè. Ricarica rapida. Usa la ricarica rapida per annullare il tempo di raffreddamento delle pistole elementari e infliggere danni extra. Sparare ripetutamente causa il surriscaldamento. Quando l'arma si surriscalda, nell'indicatore di raffreddamento compaiono delle zone verdi. Premi RT quando l'indicatore è in queste zone per annullare il surriscaldamento. Praticamente la ricarica rapida di Gears of War. Coso che abbiamo liberato. Quale coso? Io non ho visto nessun coso e di sicuro non voglio parlare di cosi. Sembra un po' malfermo. State lì un secondo. Pieno di schifezze. Ragazzi, ho compagnia qua sotto. Fatti fuori. Porca vacca. È un piacere prendere a pugni questi affari. Al deboli se preso individualmente, una scena può risultare letale, molto vulnerabile agli attacchi corpo a corpo, davvero? Ok. Utile la scansione, vedete? Utilissima la scansione. Cavolo Rocket, che cosa ti sei perso? È stato uno spasso. Squadra Rocket, finalmente vi avevamo persi. In quella nave c'è qualcosa che interferisce con le comunicazioni. Punta abilità. Qui c'è qualcosa di strano. E sbloccare la tua prima abilità, ok. Ancora? Sto parcheggiando. Allora, andiamo di qui. Posizione privilegiata. Attiva gli stivali razzo per raggiungere una posizione tatticamente vantaggiosa da dove impartire ordini o attaccare nemici. Non voglio questa. Ah, devo per forza fare questa. Ok, va bene. Sono a Milano, Mandrax è uscito a cercarvi. Potreste trovare Quill prima di No, volevo fare questo. Stiamo cercando di raggiungerlo. Ragazzi, dobbiamo migliorare il nostro gioco di squadra. Io non sto giocando. Ti troverò, Peter Quill. Descrivi i tuoi paraggi. Descrivi vecchio, i tuoi paraggi. Attrezzatura vecchia, tutto vecchio. Ok. Tutto fresco. Tutto fresco. Mi si è ingarbugliata la voce. Anche perché mi sono appena svegliato. Allora, qui non c'è nessun collezionabile, vero? Ma non ti vedo. Tutta la nave è vecchia. Questo non aiuta la mia ricerca. Ok. Questo cos'è? Chissà se Rocket sa che roba è. Un altro oggettino collezionabile. Ok. Hai trovato un'unità di controllo spinale. Rocket potrebbe avere qualcosa di interessante da raccontare. Estratto della Tornate sulla Milano. Ok. Non lo so, strani cubi di roccia o di metallo. Guardate il ray tracing. Non so se sia già attivo, sinceramente, e se questo qui sia il risultato finale. Oppure, dato che l'ho modificato ora senza riavviare il gioco, in realtà abbia ancora le impostazioni precedenti. Peter, fai un po' di rumore così ti trova. Ehi, se proprio devi urlare, puoi mettere in muto la radio? C'ha ragione,
Cos'è questo? Allora, il carapace risulta estremamente resistente ai danni. Attaccare senza sosta per stordirlo. Approfittare dello stordimento per infliggere danni ingenti. Barra dello stordimento. Alcuni nemici hanno una barra dello stordimento che li rende più resistenti ai danni. Si trova sempre sotto la barra della salute, riempiendola del tutto resteranno temporaneamente storditi. Cos'è Sekiro? Tieni premuto le B per aprire la modalità guardiani, B per selezionare Drax e Drax distruggere i nemici. Fortissimo Drax. È un lottatore resistente e può affrontare nemici più nemici alla volta. È specializzato nello stordimento degli avversari immuni agli attacchi normali. La sua abilità base è distruzione, infligge danni lievi e uno stordimento notevole. Interessante. Sono spari quelli che sento. Direi di sì. Lasciate divertire anche me. Non sarà un problema. Falli fuori, Drax. Ah, è arrivata pure Gamora, eh. Allora, colpo letale. Non farà troppo male, promesso. Fortissima Gamora. Gamora è un'abile assassina capace di eliminare rapidamente i bersagli. Si affida ad attacchi rapidi e molto dannosi. La sua abilità base è colpo letale, infligge danni notevoli a un singolo nemico. Ok, utilissima contro il boss praticamente. Trovato e salvato. Andate allora, noi arriviamo, facciamo solo una sosta. Ho lasciato la Milano vicino all'ultimo martello. Andiamo di là e intanto vi... Se riuscissimo a farla scendere, potremmo usarla per arrampicarci. Non devo rompere il filo? Quella cassa è sorretta da questa gru. Potremmo sganciarla se fosse a portata. Essere agili aiuta. Gamora può tagliare alcuni... Oh, ok. Facci vedere come balli, Gamora. Guardate e imparate. È al suo posto sul collo. Drax può sollevare alcuni oggetti pesanti. Drax, ma quello praticamente non fa niente. Quel container. Questa è la forza di un guerriero catatiano. Ce la fai, Drax? Ah, Y per confermare. Riesci a metterlo là? Capito? Dai, utile. Eseguivo gli ordini del capo. Non tutti siamo lesti a ribellarci. Fai una scelta. Ce l'hai con me perché stavo con Thanos o perché l'ho tradito? Entrambe sono rivoltanti. Qui non c'è nulla da prendere. Questi non si possono rompere. Oppa. Niente, qui allora è effettivamente inutile metterlo. Si può andare solo là, vero? Là però vedo che c'è qualcosina di oro. Proviamo un attimo ad andare a vedere là. Un secondino, E dai, mostro d'un quill. Allora, prendilo. Non titubare troppo a lungo. E mettilo qui. Riesci a metterlo là? Arrivo. Qui non c'è davvero niente da prendere, E qui avevo visto bene. C'è qualcosa invece. 30 componenti. Ottimo così. Ottimo, ottimo, ottimo. E là sopra c'è qualcos'altro, tra l'altro, l'ho visto. Drax, l'ho visto, l'ho visto. Tutto tuo. Quindi mettilo qui ora. Ah, tra l'altro mi segnava addirittura i posti dove metterlo. Cioè proprio a prova di scemo. Sarà fatto.
Ricorda questo momento, dovessi mai pensare di ostacolarti. Ok, Rocket, siamo sulla strada giusta. Ah, ah, giusto, bravi. Io sono Groot. È abbandonata, non è rubare. Noi... Ah, oh, razzo. Rocket. Io sono Groot. Non ora, Quill. Ok. Forse ha localizzato il nostro mostro. Non sappiamo neanche com'è fatto. Le informazioni erano molto vaghe. Non erano vaghe, erano sbrigative. Sarà un carinissimo piccolo... Dolce abominio da incubo. Lady Hellbender è una celebre guerriera. L'esemplare ideale dovrebbe rispecchiarne il potere. Appunto, una roba terrificante. Mi sento. La forza ispira amore. Con un nome come Hellbender avrà ragione Gamora. Sarà terrificante. Diamo sempre ragione a Gamora noi, eh. Super predatore. Per violento ovvi motivi. Cattivo, più denti di tutti noi messi insieme. Ali da pipistrello, con artigli affilati, sputerà veleno o acido. O veleno acido? Spero che abbiate ragione, bramo una degna sfida. Questo relitto provoca una specifica sensazione. I catatiani la chiamano sguardo d'ombra. Ora che lo fai notare, anch'io mi sono sentita osservata. Forse la nostra preda ci dà la caccia. Ebbene, che venga. Quando i Chitauri hanno distrutto il nostro avamposto, abbiamo viaggiato per 15 rotazioni in cerca del guaritore. Ok, queste robe qua poi magari le leggiamo tutte una volta finita la missione, eh? Altrimenti ci mettiamo anni. Andiamo a prendere i materiali collezionabili, più che altro. Qua non c'è più nulla. Visto cosa resta di un pianeta dopo il passaggio di una di queste navi? Scavavano interi pianeti. La guerra imponeva di ottenere risorse rapidamente. Molti sistemi ormai sono macerie che vagano per lo spazio. Erano sistemi disabitati. Dipende da chi stava scavando. Ok, andiamo avanti. Servete? Ho visto nuove minerarie come questo. Si combatte? Tutti insieme? Colpa dell'ultimo martello? Non l'abbiamo installato! Questo posto, frulica e nostri! Se sono il pasto della nostra preda, non deve essere lontano! Voxiplode, uno sciame può risultare letale, utilizza esplosivi atti al controllo della folla, priva di struttura ossea, vulnerabile agli attacchi contundenti. Hai ragione, così non ne usciamo. Quindi gli attacchi corpo a corpo. Sembra che abbiamo svegliato l'intera nave. Ah, ma questi devo resuscitarli in qualche modo? Una volta riempito l'indicatore, chiama la dunata con LB più RB. Le azioni eseguite in battaglia riempiono l'indicatore della dunata. Quando l'indicatore è pieno, chiama la dunata per cambiare le carte in tavola. Cambiamo le carte in tavola perché siamo tutti morti. Sono praticamente ovunque. Ridono di noi. Tuttavia, non possiamo ritirarci. Nessuno vuole ritirarsi, bestione, ma lo ammetto, là fuori è inquietante, Quill. Cerchiamo di non strafare solo perché siamo in gamba. Sbeffeggia il pericolo. Sbeffeggia bastardi il pericolo. Bastardi a sinistra, bastardi a destra. Allora è il momento di affrontarli a testa alta e di distruggerli. Siamo eroi da sbeffeggiare? No! Piuttosto sarò io a ridere di loro. Chi è con me? Vinceremo noi! Sì! Facciamogli a... Ad una riuscita, la donata può portare a 3 sviluppi. Con la risposta giusta è motivato la squadra. Tutti i guardiani ottengono un potenziamento ai danni. Con la risposta sbagliata lo ricevi solo tu. In ogni caso, tutti i guardiani vengono rianimati. Oh, finalmente! Vai Drax! Non lui, Drax di merda!
Andiamo avanti, mostro! Il ritmo della battaglia mi rende gonfio. Non volevo saperlo. Forza, l'ultimo martello va poco più avanti. Come lo sai? I miei sensi rilevano anche le più flebili vibrazioni. Davvero? No, lo sto seguendo sullo schermo. Lascia qualcosa magari? Aspetta. Oltre questa porta. Quando sono passata prima non si può andare lassù. Ce la sarà chiusa alle spalle Miss Morte. Scusami? Scusami? Adoro la doppiatrice di Gamora. Dobbiamo trovare la posizione ideale per l'ultimo martello. Vi avviso quando la trovo. A quanto pare funziona ancora. Fa un tentativo, Rocket. Attenti, genio al lavoro. Genius at work. Certo. Comunque i capitoli durano tanto, eh. Questa roba l'ha costruita gente che va in giro a bucare sassi nello spazio. E può ammetterlo. Quel parcheggio è un capolavoro. Thanos non tollerava le imperfezioni. Quill invece è molto tollerante. Che facciamo se viene fuori che il mostro è senziente? Sì. Eccoci, ultima fermata. Non vedo l'ora di uscire da qui. Questo posto sembra sul punto di crollare da un momento all'altro. E io di incontrare il mostro. Pensavo ti interessasse conoscere la cliente. È una rispettabile collezionista. Sta funzionando? Sì, sì, non temere, zuccherino. Aiu! Sta funzionando? Cosa? A me sembra che sia rotto. Non è rotto per niente. È normale che faccia questo rumore. Di che rumore parli? Voi non lo sentite? Che cosa? Questo palesemente non è il mostro. Funzionale. E ora pensiamo al mostro. Oh, è velocissimo. Guardatevi le spalle. Potrebbe essere velenoso. Teddy Bender ci pagherebbe ancora di più. Posso scansionarlo? No, interferenza ambientale, ok. No! Dannato il surriscaldamento. Chissà, ragazzi, come fai a dirlo? Qualcuno lo afferri! Non sono! Voglio dove nascondersi! Ma può sempre fuggire! Dobbiamo cercare di rallentarlo! Groot, tocca a te! Vai, stordiscilo, Groot! Certamente non un mostro. Io sono Groot. Adorabile. È più infeltrito di una capra sgardiana. Dopo aver visto Thor Love and Thunder, effettivamente il riferimento alle capre. Se lo posso capire, pur non avendo letto fumetti. Dovevamo fidarci di quei martelli. Cosa? Sono martelli di ultima generazione. È Mister Muscolo che si è lanciato contro la prima cosa. Ho ben più di un muscolo, sai? Ma che... Vedete anche voi quello che vedo io? Sì, quello lì è un mostro. Acanti. Boss fight. D'accordo. Il riscaldamento è finito. È il momento di catturare un mostro. Nell'umeriana, quella cos'è? Non un robot delle pulizie. Attenti! Questo posto cade a pezzi. Dobbiamo andarcene, ora! Dannate instabili rovine! Axe, via!
le chiappe! Rocket, vai con la musica! Vado! Pensa a guidare, Peter! Una canzone per quest'uomo! Così mi piace! Occhio alla nave! L'ho vista, l'ho vista! Non stai... Rax, che stai facendo? Sto tenendo le chiappe, come ho ordinato dal capo. Qualcuno mi dia una mano! Eh? Vanno bene 5 dita in faccia? Serve precisione! Non pensarci neanche! È la strada più veloce! Peter! Temi di morire con la coscienza sporca, assassina! Non smerdare la mia nave! La mia nave! Oh, ora basta. Fammi guidare, ti ammazzerai tutti! Non siamo ancora morti! Forse sì, e questo è l'inferno! Non essere ridicola, qui manca il gelo eterno di Sardù! L'inferno è gelato! Va bene. Ai catadiani non piace, mettetevi una maglietta! Visto? Un gioco da... Aia! Croto dice occhio! Grazie per l'avvertimento! Ah, sono stato distrutto. Sì, comunque si controlla di merda, ragazzi, eh. Cioè, si controlla proprio di merda la nave. Croto dice occhio! Grazie per l'avvertimento! Guardate, qui devo stare fuori dal... fuori dallo schermo praticamente per evitare il colpo. Ehi, vuoi che prenda io il comando? No, è tutto a posto! Si vede! Occhio! Non ammazzarci, Quill! Ho ancora un sacco di roba da rubare! Ce la faremo! Schiaccia il tasto blu! Quale tasto blu? Quello del turbo d'emergenza che ho aggiunto! Vuoi smetterla di aggiungere cose mentre dormo? Dai gas, Peter! Non è vai, 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 andiamo, andiamo, andiamo! Oh, che bomba! Mi piace questo tasto blu! C'è robaccia dappertutto! Non ce la faremo! Ce la faremo! Forse! Con l'ultimo respiro! Sì! Ok. Questo si chiama vincere, signori! Vincere? Hanno mangiato il nostro mostro! Se riesci a scappare tutto intero... Allora hai sbagliato qualcosa perché sei dovuto scappare. Che non sono i Nova Corps, non i Nova Corps, non i Nova Corps. Sono i Nova Corps. Ah, esce ora il titolo, interessante. Tra l'altro il capitolo 2 tecnicamente, cioè, non è ancora finito. Quanto sarebbe durato? 2 ore? Capitolo 2, beccati. C'è una cosa che devo fare, torno subito. Dobbiamo liberarci di quell'animale, subito. Dico sul serio, Peter, se rimani sulla nave, finiamo tutti in galera. Quanto, Torlament Thunder, quanto. Dello spazio. Innocuo? Ti ricordi Inakubi? Non direi, no. L'hanno carbonizzato perché un idiota ci ha contrabbandato un Exelon. Espellerò la bestia nello spazio. Ehi, nessuno espelle un cavolo, ci fa sembrare colpevoli. Potrebbe trasmettere il morbo di Zefron. E per questo Draxlon nasconderà nel vanno di carico segreto dietro le piante di Groot. Peter Jason Quill. Sono serio, il secondo nome. Ehi, Corel! Come va? Quanto tempo è passato? 2 o 3 anni? Ti trovo bene. Sei abbronzata? Sei caduto in basso. Più del solito. Corel, ascolta, non è come sembra. Che sei un rigattiere che ha violato l'area d'accesso più limitato dello spazio? In compagnia di ladri e assassini, a quanto pare. Ehi,
Uccidere per soldi non è omicidio. Dai, Corel. Mi conosci. Ne abbiamo passate tante. È vero, ho fatto cose losche dopo la guerra. Molto, molto losche. Ma rubare? Vi ho appena beccati a uscire dalla zona di quarantena. Tecnicamente è vero, ma non stavamo rubando. Certo. Peter Quill, ho trovato questi oggetti nel vano di cui mi hai parlato. Non c'era più spazio per l'altra cosa, e questi. Peter Quill, del pianeta C-53. Ai sensi della legge galattica ZXP-47, dichiaro te e il tuo equipaggio in arresto. Scusa, per... posso richiamarti? Giustamente. Che non è una cassa di roba super illegale. È una cassa di roba super illegale, che si dà il caso che sia anche molto preziosa. Sul serio? Cosa? Siamo sulla nave Ravager, anche le stupide paratie sono rubate. Non possiamo tenerle entrambe. Espellerò la cassa nello spazio. Espelli la cassa e ti sciolgo la faccia! Le armi della Milano sono vecchie di 4 generazioni, Quill. Quella roba ci serve di più che uno stupido animale da fattoria. L'animale da fattoria potrebbe essere un biorischio di classe 3. Puoi finire nel kill. Nascondiamo la creatura, nascondi, dai. Nascondi il lama. Cosa? È tutta la mia roba. Rocket, conosco Corella. So di poterla convincere a chiudere un occhio sulla tua roba, ma ha un potenziale biorischio. Sì, sono bravo, ma non così bravo. Ti sei fatto uno sbirro? All'epoca non era uno sbirro, il punto è che è una vecchia fiamma. Dovete solo fidarvi di me. Io sono Groot. E quella è la sua squadra d'abbordaggio. Con pirati della vostra risma. Non siamo pirati, siamo mercenari legalmente costituiti. Sì, proprio così. Controlla nell'archivio, zucca di latta. Nova Corps, permesso di licenza 67398/2. Giardinieri della galassia. Cosa? No! Rocket! Beh, ho detto a Groot di riempire i moduli. L'ho corretto nella postilla. Non siete sicuramente gli eroi più famosi sulla piazza, ma rientrate di certo nella top 5 dei nomi più fichi. Membri in attività. Groot, Flora Colossus, ultimo della sua specie, intrepido e amico migliore dell'universo. Rocket, vero e proprio super genio e mago degli esplosivi, di certo non un procione. Gamora è la figlia adottiva di Thanos, donna più letale della galassia. C'è altro da aggiungere? Drax il distruttore, spietato pluriomicida ed eroe della guerra galattica. Tipo scontroso. Ultimo e meno importante, Peter Jason Quill. Tutto qua. Ma hai scritto altro? C'era un limite di caratteri. Oh. Ecco, permesso, devo solo... Cadetto Gold, cosa ci fai qui? Non lo sai, davvero. C'è scritto qua. Training schedatura prigionieri. Sono una recluta. Non sei un po' giovane per i corps? Non sei un po' vecchio per quei capelli? Meglio verificare con il capitano. No! No, 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 no! Ha firmato lei, naturalmente. Sai, è precisa se deve firmare roba. Se posso, signore. Il vero problema qui è la norma 7A sulle calzature dei prigionieri. I suoi stivali razzo sono in palese violazione. Sono decorativi. Ottimo, cadetto Gold. Ottimo, addio al piano B. Non ci serve un piano B, lasciami fare. No! Tu non fai un bel niente, pirata. Tu obbedisci. E ora è in riga. È ora di andare. Oh, incazzata, eh. Oh, incazzatissimi tutti. Conosci i protocolli del resto. Aspettate un secondo, però. Ok, alt. Il video, questa parte, finisce qui perché altrimenti diventa lunghissimo. Nella prossima parte faremo l'ultima parte del capitolo 2, immagino Peccati, appunto, dove siamo prigionieri. E detto ciò, ti ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere su Marvel's Guardiani della Galassia è tutto, al prossimo video!